Buon pomeriggio, bentrovati alla prima edizione del TG6. In apertura la cronaca e in particolare quanto accaduto a Pescara, un vero e proprio terremoto che ha colpito due ex assessori della giunta Alessandrini, Giacomo Cuzzi e Simona Di Carlo, oltre al segretario cittadino del Partito Democratico Moreno Di Pietrantonio e due imprenditori, tutti finiti agli arresti domiciliari questa mattina nell'ambito di una inchiesta della Guardia di Finanza coordinata dalla Procura della Repubblica di Pescara, che contesta gli indagati corruzione, turbativa d'asta e finanziamenti illeciti. Le indagini non sono ancora concluse e dunque potrebbero esserci anche altri importanti sviluppi. Vediamo comunque il servizio di Paolo Renzetti. Sappiamo tutti che nel nostro sistema vige il principio della presunzione di non colpevolezza, a maggior ragione in una situazione di indagini preliminari tuttora in corso. Però in questa situazione si era acquisito un quadro di gravi indizi di reato, si parla di indizi di reato in sede di indagini preliminari, e vi era il pericolo di reiterazione, per cui è stata chiesta e ottenuta dal GIP, che ha valutato in maniera conforme questa prospettazione, la misura cautelare degli arresti domiciliari. Terremoto politico a Pescara nell'ambito di un'inchiesta della Procura della Repubblica riguardante la gestione degli eventi, concerti e spettacoli del comune di Pescara nella passata consiliatura. Questa mattina i finanzieri del comando provinciale hanno notificato un'ordinanza di custodia cautelare ai domiciliari nei confronti di cinque persone tra politici ed imprenditori coinvolti, secondo la Procura, in un'attività di corruzione turbativa d'asta, finanziamenti illeciti e assunzioni clientelari. Ai domiciliari sono finiti gli ex assessori comunali Giacomo Cuzzi e Simona Di Carlo, il segretario cittadino del Partito Democratico Moreno Di Pietrantonio e gli imprenditori Andrea Cipolla e Christian Summa, toccate da misure interdittive quattro società. I dettagli dell'operazione partita con le indagini nel luglio del 2018 sono stati illustrati questa mattina dal procuratore della Repubblica di Pescara Massimiliano Serpi e dal comandante provinciale della Guardia di Finanza di Pescara, colonnello Vincenzo Grisorio, unitamente al colonnello Luca Lauro, comandante del nucleo di polizia economico-finanziaria. Nel mirino degli inquirenti sono finiti decine di eventi con relativi appalti, relativi a due filoni d'inchiesta per un importo di 1.200.000 euro. È seguito anche un sequestro preventivo dei finanzieri di 15.000 euro a carico dell'ex assessore Giacomo Cuzzi. L'input è stato dato da un esposto che faceva riferimento alla condotta anomala dell'assessore Giacomo Cuzzi, in sostanza con riferimento a una metodica di sistematico affidamento da parte del comune di Pescara di appalti in tema di organizzazione di spettacoli e manifestazioni. Intesi di accusa, l'imprenditore retribuito questa attenzione, questo trattamento di favore mediante proprie società e fornendo illeciti contributi e finanziamenti elettorali con riferimento alle campagne elettorali di febbraio e maggio 2019 al candidato, alla persona fisica candidata Cuzzi. Questo si è tradotto in denaro, attività di propaganda e procacciamento di voti e anche la messa a disposizione di un pacchetto di 100 voti per le elezioni comunali del 2019. È poi emersa durante le indagini una seconda vicenda, analoga alla prima, nella quale però il Cuzzi ha agito in concorso con altri due pubblici ufficiali. Si tratta di Carlo Simona, assessore alle politiche ambientali, servizi demografici elettorali, zone franche urbane del comune di Pescara, dal mese di agosto del 2017 al mese di giugno del 2019, e di Pietrantonio Moreno, quale direttore funzioni del servizio per la cura delle dipendenze della ASL di Pescara e quale responsabile del progetto aziendale GAP, Piano Regionale Gioco d'Azzardo Patologico.
i pubblici ufficiali si adoperavano per fare segnare illegittimamente all'imprenditore Summa Christian, dominus della SAR City SRL, della Easy Project SRLS e della MS3 SRL, numero 10 appalti comunali per la realizzazione di manifestazioni artistiche e progetti in materia ambientale, per un importo complessivo pari a 192.149 euro. Un terzo filone d'inchiesta riguarda una vicenda legata all'avviso di selezione pubblica per titoli e colloquio che era stato indetto dall'azienda sanitaria per un incarico a tempo determinato per la durata di 3 anni da assegnare ad un collaboratore amministrativo professionale categoria D area legale per l'attuazione del progetto aziendale piano regionale gioco d'azzardo patologico. Questa riguarda esclusivamente i pubblici ufficiali di Pietrantonio e di Carlo che devono rispondere di un ulteriore reato per turbata libertà degli incanti. La programmata vittoria di Carlo Simona, in quanto venivano inseriti nel bando requisiti di ammissione particolarmente selettivi e calibrati perfettamente sui titoli e sulle esperienze professionali della Di Carlo. Questi fatti sono avvenuti nel settembre 2019. Ancora cronaca, a maggio in due distinti episodi aveva rapinato due donne, per questo un 43enne residente a Montorio al Vomano in provincia di Teramo è stato arrestato in esecuzione di un'ordinanza di custodia cautelare in carcere. L'uomo, oltre che di rapina, deve rispondere anche di lesioni personali aggravate. Il primo episodio risale al 14 maggio, quando a Villa Ripa, frazione di Teramo, a bordo di uno scooter, l'uomo strappò una borsa dalle mani di una signora di 72 anni. Il secondo episodio è del 16 maggio, quando il 43enne, dopo aver cercato inutilmente di introdursi nell'abitazione di una 92enne nella frazione di Spiano, le strappò dal dito un anello del valore di 500 euro. A far scattare le indagini sono state le denunce presentate dalle due malcapitate. E noi adesso proseguiamo il nostro telegiornale e apriamo la finestra esterna andando a Pescara, dove per noi c'è Paolo Renzetti all'interno della stazione centrale di Pescara in compagnia di Marco Trotta, che è il direttore regionale di Trenitalia. Parliamo, Paolo, dell'iniziativa di Trenitalia in collaborazione con la Regione Abruzzo denominata Trabocchi Line. A te, Paolo, e buon pomeriggio ad entrambi. Perfetto, perfetto Alfredo, grazie, buongiorno ai nostri telespettatori, un saluto a te, un ringraziamento particolare al dottor Marco Trotta, direttore di Trenitalia Abruzzo. Grazie direttore, grazie per aver accolto il nostro invito, anche perché, lo diciamo, non è mai semplicissimo poter avere, ovviamente voi avete bisogno di autorizzazioni da Roma, ovviamente prima di rilasciare dichiarazioni, dunque la ringraziamo doppiamente per questo, perché quella di oggi è una giornata importante per la nostra regione, perché è stato presentato questo progetto Trabocchi Line, che prevede tanti treni regionali lungo la costa adriatica nella zona dei Trabocchi e fino al Molise. 21 treni nei giorni feriali, 16 in quelli festivi. Sì, è corretto, è un'iniziativa che parte ed è voluta dall'assessorato ai trasporti e al turismo in collaborazione con Trenitalia ed ha lo scopo di valorizzare dal punto di vista turistico una delle bellezze territoriali che ci invidiano in tutta Italia, ed è quella della costa dei Trabocchi. Un'iniziativa fortemente voluta dalla regione Abruzzo, siamo in piena stagione turistica e questo progetto arriva dopo l'emergenza sanitaria, dunque la valenza è davvero grande da questo punto di vista. Assolutamente sì, unito al fatto che il servizio ferroviario sta riprendendo nella sua totalità, certo nel rispetto di quelle che sono le normative governative del distanziamento sociale a bordo, ma che ci fa ben sperare nella mobilità a livello territoriale, anche in considerazione degli ottimi risultati che comunque stiamo continuando ad avere.
Io vorrei restare un attimo proprio a parlare di questo progetto Trabocchi Line. Vogliamo spiegare brevemente, direttore, come funzionerà anche il trasporto, quali saranno le stazioni interessate, certo, insomma, e cosa dovranno fare i turisti e gli abruzzesi che vorranno recarsi con il treno in queste zone? Sì, il trasporto è caratterizzato dall'essere un servizio regionale, pertanto con possibilità di scendere in tutte le località che sono all'interno del tragitto tra Pescara e Termoli e poter immergersi nelle bellezze di quella che è la costa dei Trabocchi. E insieme a questo mi preme evidenziare la possibilità di fruire della funzionalità della linea verde, che oggi è un'eccellenza ciclopedonale a livello nazionale. Pertanto a bordo sarà possibile ospitare biciclette, che in Abruzzo mi piace ricordare essere trasportabili a titolo gratuito, e quindi andare nella direzione del trasporto sostenibile, del turismo green, che è una caratteristica della nostra regione. Trabocchi Line, questo progetto presentato questa mattina a Pescara presso la sala Corradino d'Ascanio del Consiglio regionale. Se la regia è pronta possiamo andare a vedere il servizio. Una giornata importante quella di oggi, si conferma l'interesse di Trenitalia per la nostra regione. Una giornata importantissima perché è una iniziativa che si va ad aggiungere a quelle già partite nel mese di giugno, sempre in collaborazione con Trenitalia, che prevedevano delle offerte per i viaggiatori. Questa poi ha un profilo doppio, in quanto oltre a permettere di visitare parecchie località turistiche del nostro Abruzzo, consente di mettere in rete un tratto di costa che va dalla comune di Pescara fino alla comune di Termoli attraverso una pista ciclopedonale di una bellezza unica, direi una tra le migliori d'Italia, le più belle d'Italia. Questo permetterà appunto ai turisti che vorranno visitarci di poter godere di queste bellezze e anche di poter godere del nostro mare cristallino in quel tratto di costa e delle nostre qualità enogastronomiche. Una regione che è identificata come la regione verde d'Europa, è chiaro che va bene soprattutto perché insomma, quel tratto di pista, quel percorso sarà frequentato da tanti visitatori, e abbiamo il problema dei parcheggi, quindi dobbiamo cercare di far arrivare i fruitori con i treni, con gli autobus, e anche su quello stiamo lavorando. E chiaramente iniziamo, questo per noi è un esperimento, la pista non è ancora aperta, si dovrà inaugurare, o sarà il prossimo anno, forse a metà luglio, fine luglio inaugureremo qualche piccolo tratto, e questo ci permette di capire quello che serve effettivamente, quello che possiamo fare, quello che dobbiamo migliorare. Quindi iniziamo un percorso a 360 gradi, ringraziamo peraltro FS perché tra l'altro ci sta facendo una promozione che integra quella che noi già stiamo facendo a livello mediatico, quindi credo che su questo oggi per noi insomma, questa collaborazione che è nata è un segnale forte e importante. Diceva l'assessore Febbo, direttore, questa collaborazione è un segnale forte, Regione Abruzzo, Trenitalia, avanti all'unisono per favorire lo sviluppo del turismo, incentivare il turismo nella nostra regione. Certo, è un primo passo, ce ne saranno altri, stiamo già iniziando a ragionare con Regione a tutto quello che è in tema di investimenti necessario per la realizzazione di uno strumento che sia sempre più funzionale allo sviluppo turistico della zona. Direttore, prima lei ha accennato al ritorno alla normalità o quasi del trasporto su rotaia nella nostra regione. Dal 14 giugno c'è il nuovo orario di Trenitalia per quanto riguarda l'Abruzzo, sono tornate tutte le frecce bianche, freccia argento, freccia rossa, tutti i treni locali ormai viaggiano a pieno regime nella nostra regione, ci stiamo avviando verso una normalità, però restano le prescrizioni sanitarie sui treni. Assolutamente sì, a bordo dei treni è possibile viaggiare in maniera contingentata, cioè il rispetto di quelli che sono i distanziamenti sociali previsti dalle normative governative. Oggi è così in Abruzzo, ma fortunatamente non registriamo casi di particolare criticità. Alfredo, linea a te per qualche domanda con il direttore e poi andremo a chiudere dalla stazione centrale di Pescara. Sì, io volevo tornare un attimo sulla iniziativa che sta portando avanti Trenitalia con la Regione Abruzzo
E la mia domanda è più una considerazione rispetto all'importanza che deve assumere sempre più il collegamento su ferro per cercare di diminuire le vetture che viaggiano su strada, soprattutto per incentivare l'utilizzo della bici, magari spostandosi senza inquinare più di tanto tra le varie località. Sì, siamo assolutamente d'accordo con quanto afferma, in considerazione del fatto che è uno dei nostri principali obiettivi. Si parte dalla linea adriatica, ma non va sottovalutato quello che è lo sviluppo potenziale anche delle aree interne, caratterizzate anch'esse da voglia di ciclo pedonale. Ok Paolo, possiamo chiudere il collegamento, a te. Perfetto, sì, io ringrazio davvero il direttore regionale di Trenitalia Abruzzo, il dottor Marco Trotta, grazie per averci ospitato qui all'interno nell'atrio della stazione centrale di Pescara, che come potete vedere alle nostre spalle è piena comunque di numerosi viaggiatori che arrivano e partono dalla stazione di Pescara. È tutto, grazie al nostro Gaetano Terio per l'assistenza tecnica, linea che può tornare allo studio. E noi adesso proseguiamo con il nostro telegiornale e ci occupiamo della vicenda di Bussi. La Edison non si è presentata ancora una volta innanzi alla commissione d'inchiesta regionale sul sito di interesse nazionale di Bussi sul Tirino, anzi l'azienda ha annunciato il ricorso anche per quanto concerne la richiesta del Ministero di formulare un nuovo progetto di bonifica. Ci dice di più nel servizio Giuseppe Dintino. Edison non partecipa alla commissione d'inchiesta su Bussi, l'azienda ha così dato nuovamente buca alla regione, rifiutando ogni interlocuzione con la parte politica. Ancora oggi invece Edison ci dice che non partecipa a questa commissione d'inchiesta, accampando alcune scuse in merito alle modalità con cui si svolge questa audizione, cosa che invece Edison conosce perfettamente, ma noi non demorderemo, con testardaggine andremo avanti perché riteniamo che gli abruzzesi abbiano bisogno e diritto di risposte sia sul passato sia sul futuro, cioè su quello che Edison intende fare ancora nei siti che non sono stati bonificati. A quanto pare Edison intende parlare solo coi giudici, la società per azioni infatti ha annunciato il ricorso in Cassazione contro la sentenza, già confermata dal TAR e dal Consiglio di Stato, che attribuisce all'azienda la responsabilità dell'inquinamento. E non solo, il ricorso è su tutta la linea. Dopo che il Ministero dell'Ambiente ha annullato la gara d'appalto già aggiudicata, che prevedeva la rimozione totale dei rifiuti, Edison ha impugnato davanti al TAR di Pescara la lettera tramite cui il Ministero chiedeva all'azienda di presentare un nuovo progetto di bonifica. Edison così guadagna tempo. Da un lato nessuna bonifica in quanto la gara è stata annullata a giochi fatti, dall'altro Edison fa ricorso sulle responsabilità e si rifiuta anche di presentare un nuovo progetto. Si perderanno così tanti altri anni di tribunale in tribunale, mentre tonnellate di sostanze tossiche sono ancora seppellite nel cuore della regione. L'alternativa sarebbe stata procedere alla bonifica, così come previsto fino a qualche mese fa, per poi farsi risarcire dal colosso dell'energia. Rimane quindi da capire perché il Ministero abbia regalato così tanto tempo ad Edison, che nel frattempo paga solo gli avvocati, a differenza di quanto promesso in pompa magna dal Ministro Costa, che un anno e mezzo fa aveva definito corbellerie l'annullamento del bando. Forse la risposta al quesito arriverà il 20 luglio, quando il Ministero si recherà davanti alla commissione d'inchiesta tramite la struttura del servizio bonifica. Intanto nella seduta di ieri, quella in cui Edison non si è presentata, sono stati ascoltati i comuni. I Popoli, per esempio, che ha una richiesta di riperimetrazione del SIN, e Castiglione a Casauri invece, che era il luogo dove sorgevano i pozzi da cui si attingeva appunto l'acqua, i pozzi Sant'Angelo, che comportavano, diciamo, un canone che veniva riversato al comune di Castiglione a Casauri di 20.000 euro l'anno. E poi tanti aspetti che hanno riguardato il processo sia nella parte penale sia la possibilità di costituirsi ancora in sede civile davanti al Tribunale dell'Aquila all'esito dell'ordinanza che scioglierà i dubbi e le eccezioni che sono state sollevate da Edison. Parliamo del processo civile e che potrà riguardare appunto gli 11 comuni che si sono costituiti parte civile.
Ed ora la politica con le elezioni amministrative. Partiamo da Chieti. Il mandato da sindaco di Umberto Di Primio sta per scadere. Ai nostri microfoni il sindaco uscente ha confidato l'intenzione per il futuro che potrebbe portarlo lontano da Chieti, ma ha anche commentato la campagna elettorale del capoluogo teatino. Allora vediamo tutto nel servizio. Di Primio vede Roma. L'era del sindaco di Chieti si appresta a concludersi e il primo cittadino uscente non ha alcuna intenzione di abbandonare la carriera politica. Dopo aver perso il treno che avrebbe potuto portarlo in regione, Di Primio adesso punta al Parlamento. È giusto che si lasci spazio agli altri. Dopo 10 anni da sindaco e quasi 30 anni da amministratore locale, io credo che sia arrivato il momento di chiudere la porta del comune per quello che mi riguarda come presenza in prima linea. Ovviamente sarò a disposizione di tutti con una mera collaborazione dall'esterno gratuita, ovviamente, ma non ho più credo il mio spazio all'interno del comune. Adesso ci saranno le politiche, forse quando questo governo deciderà a far decidere gli italiani sul destino che vuole avere, non quattro amici al bar, e poi vedremo, ma insomma per ora la mia principale occupazione sarà quella di concludere questo mandato già prorogato, aiutare chi verrà ad amministrare questa città e poi penseremo anche al resto. Di Primio ha anche commentato la campagna elettorale. Le elezioni amministrative di settembre vedranno il centrodestra non unito a seguito della ribellione contro la Lega da parte dell'assessore regionale Mauro Febbo e del gruppo teatino di Forza Italia. Degli stolti, secondo il sindaco uscente. Il centrodestra è talmente forte che si può permettere anche degli stolti che vanno da qualche altra parte. E così vince le elezioni. È successo con me quando 5 anni fa le stesse persone che oggi fanno confusione, dicevano che io non ero vincente, credo di aver vinto le elezioni anche senza un loro straordinario apporto. Oggi avremo ancora questo problema, ma alla fine i cittadini si rendono conto che chi lavora con un progetto comune per l'unità, per il centrodestra, ha ovviamente una chance. Chi lavora per sé in genere sta soltanto coltivando degli interessi personali. Chiunque siederà sulla poltrona di sindaco troverà strada spianata e bilancio in ordine, garantisce Di Primio. Siamo riusciti a tenere il bilancio in sicurezza, adesso vanno fatte scelte. Chi verrà dopo di noi avrà la possibilità di non dover avere il peso della gestione dei debiti, ma avere la possibilità di gestire intanto investimenti per i quali già esistono finanziamenti, cantieri già avviati e poi un bilancio che si è avviato verso un consolidamento che richiede ancora tanta attenzione, ma che non ha più quegli alert che abbiamo trovato noi qualche tempo fa. Altro comune al voto a settembre, quello di Avezzano. Giovanni Di Pangrazio vuole tornare a sedersi sulla poltrona da primo cittadino della città marsicana. Docente universitario, Di Pangrazio vuole portare nel comune anche la facoltà di agroalimentare. Vediamo il servizio di Gioia Chiostri. Il disastro causato dal Covid è stata una delle molle che mi ha spinto a scendere in campo, ma soprattutto ad occuparmi e rioccuparmi, come non ho mai smesso, della nostra città, della nostra Avezzano. Io praticamente, pensando nei giorni, in questi mesi, ho pensato veramente alla frase con la quale ho iniziato la lettera: dove eravamo rimasti? Perché ci hanno voluto bloccare tutti i programmi che avevamo avviato? E proprio da queste parole, da questi programmi che voglio ripartire, al fianco naturalmente dei cittadini di Avezzano, a fianco di tutti, di tutta la società civile, ma anche a fianco dei partiti, e soprattutto nei partiti guardo la crescita dei giovani. I giovani devono essere i protagonisti veri. E infatti il suo progetto, che è un po' anche il suo sogno, è quello di vedere in Avezzano un faro per la Marsica. Quindi Avezzano città capofila e il sistema Marsica che va avanti insieme, quindi una squadra unica e unita. Oggi com'è la situazione? Beh, oggi è disunita, si vede che naturalmente ci sono dei valorosi sindaci che cercano di rappresentare un po' tutto il territorio nella difesa degli ospedali di Pescina e di Tagliacozzo. Per l'ambiente e per altre questioni si occupa il sindaco di Aielli e così i vari sindaci della
di Colle Longo, della Valle Longa, di Villa Valle Longa, di Trasacco, che hanno un interesse a valorizzare determinati territori e soprattutto l'agricoltura nel nostro territorio. Chiaramente hanno necessità di una leadership, ci vuole la leadership rappresentata da Avezzane. Per concludere, Giovanni Di Pangrazio, che è anche un docente universitario, lo ricordiamo, dove era rimasto e soprattutto dove vuole arrivare a questo punto? Ma riprendere sicuramente i progetti, uno dei progetti che ho nel cuore è quello di fare un campus universitario nel Parco Arza e nel Palazzo Ex Arza, dove chiaramente portiamo e porteremo non solo giurisprudenza, ma porteremo anche la facoltà di agroalimentare. Perché la facoltà di agroalimentare, con la quale già avevamo fatto un accordo col rettore? Perché noi abbiamo un territorio molto dedito all'agricoltura, noi siamo stati grandi come marsicani perché abbiamo avuto l'agricoltura che ci ha retto e ci ha sorretto nel passato. Ed ora siamo allo sport, calcio di Serie B in primo piano, presentazione ufficiale questa mattina per il neo allenatore del Pescara Andrea Sottil, questo pomeriggio la seduta di rifinitura in vista della partita di domani contro il Perugia. Il neo tecnico ha parlato delle prime impressioni avute con la squadra, gli ultimi risultati hanno intaccato il morale dei giocatori, ma ora, ha detto Sottil, dovranno dare tutto per centrare i punti che servono alla salvezza. Vediamo il servizio. La prima cosa che mi sento di dire è ringraziare il presidente Sebastiani, Giorgio Repetto, Bocchetti per aver scelto il mio profilo per condurre queste sei partite. Quindi io ho accettato chiaramente con grande determinazione e sono molto orgoglioso di sedermi sulla panchina del Pescara. Detto questo, non ci penso al futuro, per me quello che conta è queste sei partite, farle bene, cercare di farmi conoscere, ma soprattutto ai miei giocatori, alla squadra, cosa che ho cercato di fare velocemente in questi giorni, e nella mia testa c'è solamente di centrare l'obiettivo e finire bene questa stagione. I contenuti del calcio sono quelli, ci deve essere agonismo, ci deve essere fame, ci deve essere determinazione, questo secondo me davanti a tutto, davanti a ogni schema, da ogni giocata, tutto. Poi le squadre chiaramente devono essere sempre organizzate, ci mancherebbe altro nelle due fasi, nelle transizioni, ma io credo molto nella determinazione e nell'agonismo. Io sono arrivato qui, ho fatto le mie valutazioni, come dicevo prima, ho visto più che altro un atteggiamento mentale, caratteriale, motivazionale da riaccendere, quindi queste sono state le prime indicazioni. E soprattutto questo secondo me viene fatto se da parte dei giocatori c'è una predisposizione mentale di venire al campo con una certa predisposizione. Quindi questo sicuramente l'ho trovato, diciamo, un po' scarico. Poi per il resto, ripeto, una squadra un po' spenta, un po' spenta, magari anche i risultati sicuramente poi quando non vengono è normale che non ti aiutino, perché io conosco solo una medicina nel calcio, le vittorie che ti fanno sorridere e ti danno poi quell'umore, quell'autostima per continuare poi a migliorare. Io sono convinto che determinati giocatori che io conosco e ho visto negli anni giocare in determinate posizioni, rimessi nelle posizioni, secondo me, ripeto, secondo quello che è la mia visione di calcio, possano nell'immediato darci una mano subito, nell'immediato, fare molto meglio, essere, diciamo, più efficaci. Adesso andiamo in casa degli avversari del Pescara, il tecnico del Perugia Serse Cosmi, ex della gara, recupera Vicario Falasco e dichiara, e nell'ottica della doppia trasferta Pescara-Cosenza porta con sé anche Ghiomber ed Angella, i quali difficilmente però saranno a disposizione domani sera, squalificati Falserano e Sgarbi, indisponibile Falcinelli. Ascoltiamo il tecnico del Perugia. Ma lo spirito è chiaro che è stata una sconfitta che ci ha fatto male, insomma, almeno mi auguro che ci abbia fatto male, insomma, voglio dire, perché quando prendi questo tipo di sconfitte e se le senti dentro la tua pelle
è inevitabile che reagisci, insomma, o almeno devi fare tutto in modo che ci sia una reazione. Ma ricordo, sì, no, beh, con Andrea ho avuto un ottimo rapporto anche durante quell'annata, poi abbiamo avuto sporadicamente in vacanza occasione di rivederci, quindi conservo il ricordo di un professionista, di un ottimo giocatore. Poi ho seguito attraverso lui un pochino anche il figlio, che mi ricordo bambino veniva con lui al campo d'allenamento, poi è diventato un ottimo giocatore, quindi credo che abbia fatto una gavetta, a mio giudizio anche esagerata, perché è stato tanti, forse troppi anni in Serie C, aveva fatto anche degli ottimi risultati, quindi per lui ovviamente Pescara rappresenta un'occasione fondamentale e siccome è un ragazzo intelligente credo che da lunedì comincerà a cogliere l'occasione. Ha fatto non bene, benissimo il presidente a non dare alibi alla squadra, perché noi siamo veramente responsabili. Ho parlato con i giocatori e spero che l'abbiano in maniera definitiva capito che siamo proprio responsabili anche di questi non risultati dovuti a dei comportamenti. Però adesso non passiamo neanche per quelli che facciamo solo gli errori, l'hanno fatti anche gli arbitri e anche gravi nelle ultime partite. Nella mia gestione ho ricevuto solo due rigori in una partita, poi l'ho subito solo contro. È tutto per questa edizione del TG6 che si aggiorna alle ore 19. Grazie per essere stati con noi e buon proseguimento con i nostri programmi.